Eva, Mina e Celentano su Radio Zeta, Radio Zeta in diretta alle 10:06. Che radio è, scusami Valeria? Radio Zera, che è una nuova succursale di Radio. Scusa, l'applauso, l'applauso non parte da Milano per questa cosa. No, non deve partire l'applauso, ragazzi, deve partire solo quando lo dico io. Allora, ragazzi, dai, Manila Nazzari. Allora, siamo sempre qua in diretta con un ospite meraviglioso che è Serena Rossi. Ma buongiorno. Allora, ma l'applauso fin... Ah, c'era, sì. Cioè, ragazzi, l'applauso deve partire solo per me. Ragazzi, mi sembra veramente le trasmissioni di Michele Guardì questa roba stamattina. Ma che state facendo? Chiamiamo il comitato. Allora, serietà, serietà. Allora, noi sei nostra amica, però dobbiamo trattarti da professionista. Insomma, che ci fai a Sanremo? Così proprio. Certo, perché si incontrano gli amici. Sono qui a Sanremo perché questa sera duetterò con Renzo Rubino. Wow, che meraviglia. Mamma, che emozione. Ma per te non è la prima volta che duetti con qualcuno sul palco? In che senso? A Sanremo è la prima volta. Non hai letto la bio. Scodinzolo come... No. Sono molto contenta ed emozionata. Sanremo è la prima volta. Sì. Che canta, no, ovviamente. No, vabbè, certo, Valeria, ma a Sanremo è la prima volta, certo. Allora, Serena, io farò la stessa domanda che faccio a tutti i cantanti, la farò anche a te. Allora, momento serietà della mia domanda agli artisti. Mm. Vai. No. Andiamo bene. No, Serena, vabbè, quanto c'è di te in questa canzone? Che non è tua. Ma la canzone non è sua. Ma non l'ho scritta io, ma in tutte le canzoni c'è un po' di noi stessi. Certo. Vabbè, sei Marzullo, i sogni aiutano a vivere meglio, vivere no, aiuta a sognare. No, aspetta, ma magari avessi Marzullo stamattina, guarda come sta messa. Un po' Marzullo sono con sto ciuffo. Esatto. Senti, no, a parte gli scherzi, paura. Vedi, non riesco manco a parlare. Sì, allora, noi siamo pronti ad ascoltare la versione originale di questa canzone che si chiama A Custodire. Cosa ci sarà di diverso? Cioè, puoi anticiparci qualcosa? Sì, sarà una versione un po' più acustica, un po' più eterea. Wow. Poi sarà una versione, soprattutto sarà una versione a due. Esatto. Questa è una ma l'applauso non parte anche adesso? Sei imbriaca, no, stamattina. Non parte. No, sono sempre così. Serena, ascoltiamoli insieme. Vai. Eccola qui, Renzo Rubino, A Custodire. Ma che bella, ma che bella. Custodire, Renzo Rubino. Ti chiedevamo, Serena, come ti ha scelto lui? Vi conoscevate? Eravate legati da un'amicizia? No, non ci conoscevamo. E lui ha seguito un po' le ultime cose che ho fatto. Anche il Celebration, il programma, quello con Neri Marcora, in cui si cantava. Ma giusto due cose hai fatto in questi ultimi due anni. Sì. Giusto, dai, due, quindi. Dai. E insomma, quindi lui ha pensato a me in una riunione. Perché poi gliel'ho chiesto: ma come ti è venuto di chiamare me? Che non sono proprio una cantante. Cioè, sono un'attrice che canta, ma non sono una cantante. Non sono una cantante. Io i dischi non li faccio. L'applauso non parte per questa stupidaggine che ha detto Serena. No, ma è la verità. E lui, Serena, rifai. Dai, Serena, rifai. Non sono rifai. Una cantante. Vai, rifai. Vabbè. È vero. Dai. E ha detto che in riunione così lui ha tirato fuori il mio nome ed è stato accolto bene, insomma, da tutta la sua squadra. Cioè. E quindi siamo incontrati la prima volta al telefono. L'ho chiamato e ho detto: ciao, sono Serena Rossi. Ciao Serena Rossi, io sono Renzo Rubino. E da lì ha detto: questo secondo me è un po' pazzarello come me. Perché è uno anche molto buffo. Sì, è molto simpatico. È stato ospite nostro proprio ieri con questo cappello. Abbiamo scherzato, insomma, sull'abbigliamento. Siamo diventati amici, ci siamo già visti a Roma con famiglie. Insomma, è nata una bella amicizia. Cioè, mi sembra di conoscerlo da un sacco di tempo, ma veramente anche lui ha avuto questa sensazione. Bella questa cosa. Sì. Che poi, tra l'altro, tu sei arrivata praticamente poche ore fa a Sanremo perché sei impegnata a Milano a registrare un programma, anche un programma molto bello. Sto registrando. Raccontaci un po'. Un programma che è una bomba, ragazzi. Andrà in onda su Real Time. Il titolo è Da qui a un anno. È un format inglese, in realtà. È un programma che è famoso. Da qui a un anno? Praticamente proprio? Io intervisterò persone comuni che hanno dei grandissimi obiettivi nella vita, vogliono cambiare, ma in maniera radicale, dal diventare genitori al cambiare sesso, cioè roba veramente molto anche forte. Molto forte. Sì, molto emozionante. E si danno un anno di tempo. Io li ho intervistati l'anno scorso. E io quest'anno sto intervistando il dopo, quindi sto raccogliendo i frutti dei loro sforzi. E quindi noi vedremo, a differenza, cioè a distanza di pochissimi secondi, come erano un anno fa e come sono adesso. La quindi, transformation. Esatto, proprio. È scioccante. Che bello, sì, che bello. Bello. Serena, noi aspettiamo con ansia la tua esibizione. Saremo lì ad applaudirti, ovviamente. Saremo lì, brave. Manderemo un messaggio. Perché ci ha minacciate. Grazie, in bocca al lupo per stasera. Ma grazie ciao, mille, Serena, grazie Serena ragazze. Ciao. Ciao.